siete qui a bonificare il terreno, cosa è accaduto in questo terreno che è sito nel comune di Bairano? Poiché questo mio terreno è confine con questo campo nome, insomma, loro hanno in effetti in questo terreno hanno gettato di tutto e di più, perché loro, non lo so, comunque, poi si vede la norma che sta là, vedete, sono le macchine che stanno rigolendo. E quindi questo è quello che... Cosa hanno trovato là? Scarti di lavatrici, di tutto, lavatrice, televisione, materassi, allora, mobili, di tutto e di più, come si suol dire, di tutto e di più. Voi mi dicevate che questa situazione era stata fatta presente al commissario prefettizio, che lui in passato aveva detto cercherò di fare qualcosa, rispose. Ma nel frattempo però, come sappiamo, a Caivano è arrivata la giunta Falco. Prima della giunta Falco, insomma, siamo andati poi al dopo al sindaco, e insomma purtroppo sì, mi rispose che questo terreno loro l'avevano dato in comodato d'uso, quindi in effetti il comune usciva fuori quasi. E senti, allora io devo subire su fatto, perché solo perché. Perché poi siamo proprietari. Questo terreno qua, il campo rom. Il campo rom. Poi, e quindi le cose sono rimaste così. Poi, ultimamente, mi sono rivolto difensore civico, esponendo questo quanto. Cioè adesso vediamo, facciamo, insomma, io presso l'ufficio ecologico. Se non che io pensavo di trovare giustizia, invece ho trovato, insomma, non lo so, perché mi dicevo un presidente, un ministro, non lo so, non lo riconosco, cioè voi siete i proprietari e dovete voi pulire. C'è il commissario che i proprietari ha già fatto, insomma, come ci sono detto, con due pazziate. E se non abbia, purtroppo. Voi questa situazione... In seguito a questo, o sì, mi ha fatto... Il sindaco attuale l'avete fatto, l'ha fatto. Ma voi avete fatto presente pure al sindaco che al campo nom qui vicino non vi sono cassonetti per raccogliere rifiuti, non lo sa, servizi, se fregano nulla. A quanto ammonta il lavoro qua? Ora io credo sono oltre 15.000 euro, senz'altro. Oltre 15.000 euro. Una prima ditta fosse 1.000.000 euro. Ma il problema non è solo il problema. 20.000 euro. Il problema non è che noi ora... Noi andiamo a interpretare quest'altro ditta e presso a poco, secondo me, ci sarà qualche cosa di il problema non si tratta di 15 o 10.000, 8.000 o 5.000. Il problema è domani. Perché quando ci andiamo da qua e chiudo qui trovo il cancello che l'hanno rotto, chiudo un altro cancello, domani è la stessa canzone, perché loro è come, cioè abitano lì ai miei confini, prendono la roba e la scaricano. Mi chiamo Salvatore Falco, sono il figlio di Luigi Falco e FFU Setola Raffaellini. Si tratta di questo, è un percorso storico abbastanza lungo, perché negli anni 90 fu confiscato un terreno confinante con la nostra proprietà e occupato attualmente, ma sin dagli anni 90, da un gruppo di nomadi della zona. E più volte si è verificato questo, a parte i furti che si verificavano nel terreno per quanto riguarda i raccolti e così via, ma questo è di poco conto. La cosa più grave è che hanno reso quel terreno altamente inquinante, proprio ai confinanti. E mio padre, all'età di 84 anni, ma negli anni 90 aveva qualche anno in meno, denunciò allora al commissario prefettizio questo abuso, sopruso da parte di questi nomadi che scaricavano qualsiasi genere di, sversavano qualsiasi genere di materiale, carcasse di frigorifero, materiale inquinante, ruote e quant'altro, rendendo il terreno praticamente incoltivabile. Dicevo, nonostante le continue denunce fatte, tutto è rimasto lì senza aver mai preso un provvedimento. Attualmente, circa 3 mesi fa, nel mese di agosto, luglio-agosto, è arrivata un'ordinanza sindacale che intimidava a tutti noi eredi, proprietari ed eredi del sindaco che dava appunto 60 giorni di tempo per rimuovere tutti questi rifiuti in quanto erano altamente tossici. Siamo subito intervenuti perché non eravamo noi gli artefici di quanto si fosse verificato, bensì appunto i nostri confinanti.
E l'amministrazione, pur consapevole, conoscendo la situazione che di fatto responsabili erano i Rom, hanno sempre detto, hanno dato sempre risposte molto molto evasive. Ma poiché siamo persone che rispettiamo la legge, io personalmente come lavoro sono un dirigente scolastico, quindi principalmente il mio lavoro è quello di educatore, è quello di educare soprattutto alla legalità, all'ambiente, al rispetto delle regole, mi sono sentito calpestato come uomo, come cittadino, come persona, quando di fronte a determinate denunce non c'è stata alcuna risposta da parte di chi ha in mano l'amministrazione o di chi è responsabile di questo sopruso. Bene, sono partite alcune denunce. Noi come cittadini liberi, come uomini che fanno il proprio dovere, che rispettano la legge, ma soprattutto in uno Stato di diritto, hanno obbedito all'ordinanza sindacale, chiamando appunto una ditta specializzata per ripulire il terreno di nostra proprietà. Ebbene, durante queste pulizie, come voi potete constatare da fotografie, da immagini, perché sono tutti eventi raccontati, ma tutti descritti e documentati, continuavano a sversare carcasse di frigorifero e altro materiale. Questo mentre la ditta puliva. Anzi, è stato lo stesso responsabile della ditta che mi ha chiamato, dice: guardi, io ho fatto le fotografie, ho ripulito il terreno, perché si deve fare per settori, in quanto è materiale di diversa specie. Dice: io ho pulito il terreno, ho rimosso dal terreno tutte le carcasse di frigorifero, sono tornato un'altra volta sulla vostra proprietà, hanno scaricato altri 6-7 frigoriferi. Il che vuol dire che mi sembra quasi come se fosse una storia infinita, cioè c'è chi pulisce e chi nello stesso tempo continua a sversare e ad inquinare con dei costi da parte nostra sostenuti, perché ho detto al sindaco, credo che come cittadino che paga le tasse e che rispetta la legge e come Stato di diritto debba essere tutelato. Ma a tutt'oggi non c'è stato alcun movimento da parte né dell'amministrazione né dei responsabili dei provvedimenti rigidi per far rispettare la legge. Questa è una storia che sto raccontando, che va da oltre 15 anni, il che significa che è già lungo il tempo, è troppo il tempo che è passato, ma con l'auspicio che il tempo che resta per poter risolvere il problema non sia altrettanto lungo, perché veramente diventa una discarica quel terreno che era coltivato e che era fertilissimo, perché era un terreno fertile. E mio padre è la prova di quanto io dica, perché lui l'ha coltivato fino a qualche anno fa, è diventato una discarica a cielo aperto. Allora dico, se esistono le leggi, se esiste il principio di legalità, il rispetto delle regole, quando è che viene applicato? Se abbiamo già fatto 2, 3, 4 denunce e adesso, oggi, proprio stamattina, ho avuto l'incontro con il sindaco e con i vari assessori, mi hanno detto che lunedì prossimo, ci sarà un incontro, abbiamo fissato un appuntamento sul posto dove ci sta appunto questa situazione per trovare la soluzione. La soluzione è la seguente: o si alza o si recinta il terreno, perché è di proprietà del comune e quindi sono responsabili il comune, oppure probabilmente dovrebbero essere smobilitati il campo rom, perché pure loro devono capire che esistono le regole, no? Certo. Dal punto di vista legale, cioè non possono fare quello che vogliono, ma tra l'altro è un danno all'ambiente, un danno alla salute. Ma nei confronti soprattutto dei propri bambini. È un danno che fanno anche a loro stessi, a loro come persone, perché abitano, sono confinanti, quindi è un danno che praticamente si ripercuote sulla loro salute, sui loro figli, sulle loro mogli e quant'altro. Quindi dico, perché non educare, perché non fargli capire, perché non, anziché con un'azione di forza, ma con un'azione rieducativa, per far mettere a disposizione, io suggerivo al sindaco, se ogni giorno passa il raccoglitore per la raccolta differenziata,
perché non lo fanno passare? Ma no, loro non hanno nemmeno i cassonetti per l'umido, non hanno nulla. Perché sennò facciamo confusione, quello è un campo rom regolare, autorizzato. Quelli sono cittadini di Caivano. Di Caivano, quindi acqua, hanno tutto, quindi dico, se non hanno questi servizi, ma lasciamo perdere se pagano le tasse, non sta a me deciderlo e tantomeno verificarlo, perché è una questione amministrativa e io sono un libero cittadino, ma dico comunque hanno diritto. Se hanno diritto alla luce, all'acqua e a quant'altro, hanno diritto anche ad essere puliti, cioè, dico, con il territorio, infatti, dell'immondizia, con un camion che può passare ogni giorno. E tra l'altro adesso abbiamo un'isola ecologica, quei frigoriferi. Io ho detto così al sindaco, partendo dalla mia esperienza, perché io vivo a Caserta, quando si tratta di raccogliere un frigorifero, un televisore, una macchina del gas o quant'altro, che è un ingombrante, noi abbiamo un filo diretto col comune. È che non tutti possono trasportare un frigorifero, cioè una persona anziana come fa a trasportare un frigorifero, un televisore che all'isola ecologica? Ebbene, abbiamo questo servizio che ha offerto il comune, si telefona, fissano un appuntamento, mi danno un numero di protocollo, 24 ore prima del passaggio del camion o del raccoglitore, io devo depositare il frigorifero laddove loro mi dicono, cioè fuori al palazzo. Quindi, addirittura per le persone anziane il frigorifero o quant'altro viene preso direttamente nell'abitazione, nell'appartamento. Cioè questa è un'opera di civiltà e ci vuole ben poco. Non lo so che i nomadi magari non si trovano sotto questo aspetto, sono un lì è in quantità enorme. È in quantità enorme, ma se ci fosse il passaggio quotidiano di un raccoglitore dall'umido all'indifferenziata, la plastica e cose, perché non iniziare ad operare una rieducazione o educazione, ma perché... all'ambiente? Prima che arrivasse la TAP, il campo nomadi, com'era questa zona? Come ve la ricordate? Come la vedi ora? Era molto fertile, cioè... Sì, un terreno molto fertile. Cioè, come vedi questi campi seminati, coltivati. Qual è la produzione principale qua, oltre al friariello che è il... No, qui c'è un po' di adesso, tutto. Adesso però... la produzione come cultura principale ormai non esiste più, perché adesso c'è la canapa, i granuli, i pomodori. Invece questa cultura non si fa più. Man mano va diminuendo, giusto? Va a sparire questa situazione.